Buon pomeriggio, benvenuti a questo seminario con Luca Crescenzi, che saluto molto cordialmente. Luca Crescenzi è presidente dell'Istituto Italiano di Studi Germanici, noto studioso della letteratura tedesca, ma anche traduttore di opere importanti, dei grandi classici, da Goethe a Schiller a soprattutto Thomas Mann, ma anche a E.T.A. Hoffmann, Friedrich Nietzsche e recentemente, questo mi incuriosisce particolarmente, Paul Tillich. Oggi però parlerà di Franz Kafka, il grande classico. Mi ricordo quando ho studiato all'Università di Vienna, i miei colleghi che hanno studiato germanistica, qualcuno si è avventurato di scrivere su Kafka, era una cosa diciamo quasi impossibile, no? Scrivere su Kafka è l'autore più trattato e per questo sono particolarmente curioso di quello che sentiremo oggi e do volentieri la parola. Prego. Ah, ecco, tutte e due. Come in televisione. Va bene, dunque. Allora, ho detto prima, sono anche giù di voce, per cui ho scritto troppo come tutti i vecchi tromboni, quindi cercherò di essere sintetico, però non è tanto facile. Quindi cercheremo sui 3 giorni di distribuire il materiale e vediamo cosa viene fuori. Comincerei con qualche considerazione generale, come tutti i vecchi tromboni. Il modernismo è caratterizzato in ogni sua declinazione da uno sforzo che oggi, a distanza, si può leggere come uno sforzo vitale e unitario. Questo sforzo lo definirei la ricerca di una forma, un problema che in precedenza aveva occupato e talvolta anche perseguitato gli scrittori dell'Ottocento come nella forma della ricerca dello stile, e il riferimento obbligato ovviamente a Flaubert, e che è un problema che invece oggi non tormenta più nessuno perché per il postmoderno vige, come si sa, l'anything goes. Ora, la questione però non aveva occupato allo stesso modo neppure gli scrittori settecenteschi, che pure erano stati dei grandi cacciatori di nuove forme, perché nel Settecento gli scrittori avevano avuto da un lato il problema di confrontarsi con l'antichità salvandone l'eredità più funzionale allo stato dei tempi e dall'altro quello di collegare a questo sforzo l'ampliamento delle possibilità espressive della letteratura. In entrambi i casi la loro ricerca aveva avuto un carattere avventuroso, esplorativo, che tuttavia conservava piena fiducia nei mezzi dell'arte. La ricerca dei modernisti invece è mossa dalla disperazione, o per meglio dire dalla paura di non aver ereditato dal passato nulla di veramente adatto a rappresentare lo stato delle cose, la condizione della realtà, del mondo e dell'io. Quindi questa coscienza spinge quasi l'intera generazione modernista alla ricerca di forme della rappresentazione, le quali, anche se conservano la chiara evidenza dell'appartenenza alla dimensione estetica e quindi diciamo minano solo nelle sue avanguardie l'apparenza esteriore del fatto artistico in sé, tuttavia produce infinite innovazioni al suo interno. Ora, si usa dire che l'opera d'arte modernista stravolge o addirittura distrugge le forme tradizionali per aprire il campo alla propria sperimentazione. Però è possibile affermare, ed è stato fatto, anche l'esatto opposto, cioè il modernismo, avanguardie incluse, rappresenta, visto da lontano, l'ultimo sforzo compiuto dall'arte occidentale per perpetuare il senso della ricerca, dell'azione e anche dell'opposizione estetica concepite come la vera e insostituibile eredità ricevuta dal passato. Se non fosse così, sarebbe difficile spiegare perché il modernismo contenga in sé grandi e grandissimi esempi di riscrittura del mito, dell'epos, della tragedia classica, perché ogni autore, ogni corrente del modernismo ha costruito, dando spesso prova di formidabili conoscenze, il proprio pantheon di progenitori e maestri, e
cito soltanto fra i tanti nomi possibili e apparentemente opposti i nomi di Thomas Mann e di André Breton. E sarebbe anche impossibile capire perché l'arte del modernismo sia caratterizzata in modo davvero essenziale dalla riappropriazione e dal riuso di una grandissima parte della filosofia, della scienza, come dicevo prima, del mito in generale, di quella cultura del passato, anche e soprattutto quella del disprezzatissimo Ottocento, che aveva nutrito tutta l'arte dei secoli e dei millenni precedenti. Basta pensare al vero e proprio culto che c'è di Flaubert nel Novecento. Ora, questa riappropriazione e questo riuso del passato, però, è il punto centrale, sono una riappropriazione eminentemente critica. Critica significa, più precisamente, che questa riappropriazione non imita, non ripete, non ricalca e non segue pedissequamente nessun modello. E fosse anche quello più sacro, basta pensare a quello che Thomas Mann ha fatto dell'adorato Goethe nel romanzo Lotte a Weimar, dove lo prende in giro dalla prima all'ultima pagina, o per restare dalle stesse parti a quello che Bulgakov ha fatto del Faust nel Maestro e Margherita, o ancora, ma poi si potrebbe continuare all'infinito, a quello che fa Joyce di Omero, o Hermann Broch di Virgilio, o Borges di Cervantes, eccetera, eccetera. Non c'è alcuna volontà di sovvertimento, ma tutto diventa pretesto per esperimenti colossali. Si può fare anche l'esempio contrario, cioè quello di Céline, un modernista che disprezza e odia tutto, predecessori, contemporanei, ma che da bravo modernista deve per forza salvare qualcosa e allora va a cercarsi, fra le cose da salvare, la lingua di Villon, cioè un poeta nato e probabilmente anche morto mezzo millennio prima di lui. Cioè il modernismo appare, visto in questi termini, come un grandissimo movimento dell'arte occidentale che eleva la critica a strumento primario e fondamentale della creazione artistica. E anzi, si potrebbe osservare all'atere che il discredito in cui la critica letteraria in particolare, è progressivamente caduta nel Novecento, va di pari passo con la perdita del suo valore per la creatività degli artisti e in sostanza con la scomparsa su larga scala degli eredi del modernismo e dello sperimentalismo novecentesco. Gli scrittori non leggono più i critici, si bastano. Tutto questo rende la letteratura, a partire dalla fine del XIX secolo, un luogo malsicuro. A renderla un dominio dell'instabilità è stata, infine, la rottura del secolare patto mimetico che ha retto le sorti del realismo prima e del naturalismo poi. La trasformazione del concetto settecentesco di autonomia artistica in un'estetica dell'art pour l'art, a partire ovviamente da Gautier e Baudelaire, traduce la tesi del carattere solipsistico e non utilitaristico del bello nella coscienza dell'insuperabile distanza che è venuta a crearsi fra realtà e rappresentazione, due dimensioni che non sono più identificate da uno stesso schema universale di riferimento. Quindi la scoperta dell'insidioso distacco fra la realtà inafferrabile e l'ordine rigoroso della pagina scritta, fra il caos della vita vera e la pretesa della rappresentazione letteraria di imporre a quello stesso caos le regole e le leggi della grammatica e della sintassi, ha generato una crisi irreversibile di cui Nietzsche ha fornito l'iniziale diagnosi nelle sue riflessioni sul carattere illusorio del grande stile, cioè l'espressione di una volontà di potenza individuale che si riflette in una rappresentazione armonica, logica, matematicamente e geometricamente ordinata del mondo. Ma proprio in virtù di questo è anche un'astrazione che riposa in se stessa, un'idealizzazione, e quel che è peggio è una semplificazione della realtà che fa violenza alla complessità del reale stesso, perché idealizzare, scrive Nietzsche nel Crepuscolo degli Idoli, è un gigantesco portar fuori i tratti principali in modo che in ragione di essi tutti gli altri scompaiano. Cioè tutta la complessità della realtà viene letterariamente ridotta a uno, dice Nietzsche. E siccome le ragioni di ogni rappresentazione artistica affondano nella realtà individuale e in null'altro, quest'ultima può dare luogo a magnifiche immagini di compiuta perfezione,
le quali però non si avvicinano neppure alla forma cangiante, alla prismatica molteplicità del reale, e restano chiuse in se stesse come espressioni grandiose di una sola forza vitale. Nell'arte, scrive ancora Nietzsche, l'essere umano gode di se stesso come perfezione. Ora, riflessioni come queste hanno ben presto l'effetto di logorare la tranquilla autocoscienza dell'artista europeo, il quale riconosce in quel sublime feticcio che è diventato la perfezione stilistica il sintomo evidente della volontà di sovrapporre alla rappresentazione del mondo l'immagine del proprio io, e più ancora di imporre a quella stessa rappresentazione i limiti delle sue capacità di intendimento e di espressione. Il fatto poi che questa graduale presa d'atto accompagni per un paio di decenni gli sviluppi delle ultime espressioni del realismo e quelli del naturalismo finisce per provocare delle vere e proprie crisi di spaesamento. Accade proprio esemplarmente, cito solo questo esempio dall'ambito tedesco, allo scrittore che è probabilmente più tecnicamente dotato della sua generazione, cioè Gerhard Hauptmann, il quale esordisce con enorme successo come drammaturgo naturalista e poi passa i successivi 50 anni a ricercare in una serie impressionante di trasformazioni un nuovo posizionamento per la sua arte, perché il naturalismo non ha più senso, e questo ha l'effetto di guadagnargli all'un tempo il premio Nobel, una dubbia e troppo precoce reputazione di patriarca delle lettere nazionali e poi il rumoroso disinteresse delle generazioni successive. Quello che accade a Hauptmann, però, non è che un sintomo della destabilizzazione della scena letteraria in tutto il suo complesso. Alla svolta del secolo, gli scritti di Hermann Bahr, la mente teorica del modernismo viennese, anticipano e consacrano ogni nuovo movimento scaturito dalla dissoluzione del naturalismo. L'impressionismo, il decadentismo, il simbolismo, il secessionismo, il misticismo, persino il satanismo e più tardi l'espressionismo. Tutti questi movimenti, tutte queste correnti trovano accoglienza nelle sue riflessioni molto acute, riflessioni che volgono in positivo l'inquietudine e il disorientamento della cultura post-naturalistica, affermando la necessità di un continuo movimento in avanti. Lo scopo di tale movimento è l'immediato abbandono di posizioni poetiche che all'interno di un contesto in velocissima trasformazione si usurano rapidamente e perdono qualsiasi valore. Al di là però di questa esibita pulsione dinamica, che è poi ciò che caratterizza la modernità letteraria fino alle sue più intransigenti espressioni avanguardistiche, il problema resta sempre il medesimo, e cioè lo sfuggente rapporto fra arte e realtà. Tutte le ricette poetiche proposte e messe in atto dalla cultura post-naturalista ruotano intorno a questo nodo inestricabile. Dalla ricerca di una nuova psicologia che oltrepassi la secolare analisi dei sentimenti, alla dissoluzione dei nessi di causa e effetto e della linearità cronologica nelle strutture narrative, dall'enfasi conferita all'illuminazione epifanica all'adozione di un impersonale poliprospettivismo, dal ricorso frequente al monologo interiore, alle sue forme più esasperate, alla costruzione di grandi narrazioni mnemoniche e oniriche della realtà, la realtà stessa è l'incognita posta al di fuori di ogni rappresentazione del mondo e al contempo è lo struggimento di ogni ricerca poetica. Si scrive, come è stato detto, lo devo dire da Romano Luperini, non per spiegare la realtà, ma perché non si può spiegarla. Di questa estromissione dal dominio del reale, l'arte fa subito il suo punto di forza e il pretesto per cominciare la sua avventura novecentesca, però non smette di concepire il suo esilio dalla realtà come qualcosa di ingannevole. In fondo, tutte le sue invenzioni e innovazioni non mirano che a un unico fine: portare alla luce le dimensioni nascoste, ignote o invisibili delle cose, riavvicinare proprio la realtà prendendola di sorpresa dal recesso delle sue stesse ombre. Ma mentre smantella il velo di maglia delle apparenze, cambiando freneticamente i suoi punti di vista e i suoi strumenti, l'arte non smette di avvertire il limite che la esclude dall'ingenua adesione al dominio della vita,
come la manifestazione del suo indesiderato e ineludibile nichilismo. Non così Kafka. Fin dalle prime osservazioni sulla letteratura di cui abbia lasciato testimonianza, l'opposizione alla vita appare per lui il carattere più profondo, più autentico, più essenziale della trasfigurazione artistica. C'è una lettera, io mi scuso, non ho preparato un PowerPoint perché non sapevo se avrei potuto proiettarlo, lo farò domani se è possibile. C'è questa lettera che quindi non vi posso proiettare, ma vi recito, a Oscar Pollack del 1904, nella quale è già in grado di esprimere una posizione originale, a 20 anni, sul tema che agita l'intera scena del modernismo occidentale. È la lettera in cui racconta all'amico le ragioni del suo entusiasmo per la lettura dei colloqui con se stesso dell'imperatore filosofo Marco Aurelio. E Kafka scrive così. Credo che adesso non potrei più vivere senza di lui, perché già la lettura di 2 o 3 pensieri ti rende più quieto e più forte, benché tutto il libro non parli che di un uomo il quale, con sagge parole e duro martello e sguardo lungimirante, vorrebbe rendersi padrone di sé, inflessibile, retto. Si deve tuttavia restare scettici quando lo si sente dire di continuo a se stesso: sta calmo dunque, sii indifferente, getta al vento le passioni, sta saldo, sii un buon imperatore. È una buona cosa ricoprirsi di parole dinanzi a se stesso, ma ancor meglio è adornarsi e abbellirsi con le parole fino a diventare quell'essere umano che nel cuore si desidera essere. È chiaro? Come funziona? Perché è una lettera strana, la sintassi e il pensiero di Kafka sono strani, e però queste poche righe si devono considerare proprio a partire dalla loro formulazione paradossale. Kafka non scrive che i pensieri dell'imperatore sono ripetitivi e tuttavia posseggono grande valore, scrive proprio il contrario. Dice che i pensieri sono ripetitivi, ma neppure si può prestare loro fede come a riflessioni sincere. Se non che, però, proprio per questo rafforzano colui che li legge. Cioè, proprio perché sono ripetitivi e incredibili, rafforzano colui che li legge. Cioè, Marco Aurelio ha consegnato alla storia un progetto di autoeducazione stoica che, come tale, non è credibile. È una pura retorica pedagogica, ha però grande valore come dimostrazione del potere trasfigurante della scrittura. Solo così diventa, solo così diventa comprensibile la considerazione finale secondo cui scrivere di sé è una buona cosa perché significa rivestire la propria vita di parole. Ma scrivere di sé cose inverosimili è ancora meglio, perché significa indossare una maschera ideale, e non quella dell'uomo che si è, ma quella dell'uomo che si vorrebbe essere o che avrebbe senso essere. La trasfigurazione letteraria del sé è l'unico modo per raggiungere il desiderio di un altro io, di una diversa e più profonda identità. L'identità che, come dice Kafka, altrimenti resta racchiusa nel cuore come un'opzione irrealizzabile. Alla letteratura Kafka delega dunque il compito del perfezionamento dell'io, della sua trasformazione a partire da una seconda istanza che è una potenzialità inespressa dell'interiorità, qualcosa di simile a un sogno di se stesso che può prendere forma solo come scrittura, come rappresentazione di un altro nascosto se stesso. Ma con ciò, è già svanita la fede o la speranza o anche solo l'ambizione di una letteratura che può dire la vita perché coincide con la vita o magari è parte della vita stessa. Ed è svanita questa illusione perché una letteratura simile sarebbe semplicemente superflua, non aggiungerebbe alla vita nulla che non potrebbe essere conosciuto o compreso in altro modo. Al contrario, la differenza fra se stesso e sogno di se stesso dischiude la verità nascosta che emerge solo nella dimensione della scrittura e dell'irrealtà. Questo però vale per Marco Aurelio.
E infatti si può stentare a riconoscere in questa prima formulazione di una possibile poetica i contorni di quella che sarà l'arte del Kafka scrittore. Ma se si pensa all'importanza che gli interpreti hanno attribuito al significato e alla funzione dei sogni nella sua opera, si intuisce che già in queste prime osservazioni dello studente ventenne si trova un embrione significativo di ciò che prenderà poi forma compiuta solo molto tempo dopo. Ma lo si comprende ancora meglio se si accosta a questa prima una lettera di poco successiva in cui Kafka tira le conclusioni dalla sua recente lettura dei diari di Hebbel, uno dei capolavori del pensiero tragico europeo e soprattutto anche del pensiero nichilista europeo. A proposito di questa lettura, scrive di nuovo a Pollack: se il libro che leggiamo non ci sveglia con un pugno in testa, che lo leggiamo a fare? Quello che ci serve sono libri che ci colpiscano come una disgrazia dolorosissima, come la morte di qualcuno che amiamo più di noi stessi, come un suicidio. Allora, se accostate i due passi, i passi delle due lettere, capite che la potenza trasfiguratrice esercitata dalla letteratura per mezzo della trasformazione di un io nella propria immagine segreta, deve congiungersi con un elemento traumatico, in apparenza inconciliabile con la maschera ideale suggerita dalla lettura di Marco Aurelio, il quale però rivela la sua straordinaria efficacia in quasi tutte le opere narrative del Kafka maturo. Perché, basta pensare a questo, se l'io non si tramuta nella scrittura, nel segreto ideale, ma nel segreto incubo di se stesso, allora la maschera migliorativa di sé, l'idealizzazione del proprio io, deve lasciare spazio al confronto dell'individuo con le paure e con i mostri che riposano dentro e al di sotto della superficie cosciente di quell'io. E questa idea, formulata così presto e in modo così semplice, sta alla base di tutte le trasfigurazioni delle proprie maschere poetiche, le quali proprio per questo indossano nomi allusivi, Josef K., K., Gregor Samsa, che come sapete in realtà muta le consonanti del nome Kafka, e così via. Oppure si dichiarano semplicemente, queste trasfigurazioni letterarie di Kafka stesso, espressioni di un io. Sarebbe persino inutile ripetere per l'ennesima volta che le trasfigurazioni poetiche di questo io sono incomprensibili se si tenta di ricondurle a una qualche dimensione della vita reale di Kafka, se non fosse che un'interminabile tradizione critica, la quale perpetua se stessa in forme sempre più raffinate e complesse, continua a fare esattamente questo, e invece di considerare la natura della maschera al di fuori della vita, pretende di arrivare alla vita al di sotto della maschera, col risultato di vedere spuntare ovunque, dietro alle immagini kafkiane, metafore della scrittura, se non dello scrittore, perché Kafka era uno scrittore, metafore dell'io e dei suoi tormenti esistenziali, o anche dei suoi sogni, delle sue fobie, delle sue esperienze di ebreo paraghese. Ma mentre la questione si pone proprio all'opposto, si tratta di comprendere come tutto ciò che di reale, di ebraico, di esistenziale, di onirico si trova nell'opera di Kafka è il materiale da cui prendono forma immagini, forme, temi e motivi che traggono il loro potere di suggestione, universale, il loro significato e la loro indiscutibile forza dal fatto di essere purissime invenzioni poetiche. Invenzioni poetiche però così strettamente intrecciate alla vita da correre continuamente il rischio di non essere riconosciute come semplice poesia. Il caso più esemplare è quello della famosissima lettera al padre del 1919 che tutti i biografi di Kafka utilizzano sempre per fare luce sulla prima biografia di Kafka stesso. Non c'è dubbio che la lettera contenga molti ricordi reali e che in essa i due protagonisti, cioè Franz e Hermann Kafka, il padre, vi appaiano con le loro identità reali. E che, se i 15 anni passati dalla lettera su Marco Aurelio non hanno completamente stravolto l'atteggiamento di Kafka nei confronti della letteratura dell'io, allora è impossibile non pensare
che per lo stesso Kafka, come per Marco Aurelio, una narrazione biografica, autobiografica riuscita sia prima di tutto una menzogna di profondo significato, o se si preferisce, una menzogna sulla vita che nasconde o trasfigura l'io, conferendogli un profondo significato. Come dinanzi alle pagine su Marco Aurelio, anche dinanzi alla lettera al padre, il lettore deve farsi scettico, dubitare della genuinità dei ricordi, andare in cerca di quelle tracce di inautenticità che sono il sintomo della maschera gettata dalla letteratura sulle apparenze dell'io. Del resto, sarebbe difficile credere ai ricordi di un uomo la cui infanzia, la cui famiglia, i cui anni di scuola e di università sono stati nient'altro che un inferno. Lo sarebbe anche se non esistessero numerose testimonianze di amici e testimoni a riprova del contrario. Raccontando la propria storia, Kafka mente. Mente perché scrivere significa semplicemente mentire. E la menzogna conferisce alla scrittura una profondità assai maggiore di tutta la verità che la vita pura e semplice potrebbe offrire. Scrivere presuppone per Kafka tanto nelle narrazioni quanto nelle lettere e nei diari osservazione di sé, distanza, invenzione di strategie dissimulatrici. E fra tutte le forme che la dissimulazione della vita può assumere nella sua opera, la confessione è certamente la più raffinata. La lettera al padre, per quanto risulti credibile o quantomeno plausibile nei suoi contenuti autobiografici, sviluppa proprio lo stesso oggetto a cui Kafka ha dedicato una gran parte della sua attività letteraria, vale a dire la descrizione di una lotta o la descrizione di una battaglia, a seconda di come si traduce il suo primo grande manoscritto frammentario. Nella lettera riesce a Kafka qualcosa che di rado ha preso forma in modo altrettanto efficace, cioè la rappresentazione di uno scontro originario, archetipico, fra due esseri di forza e di rango infinitamente diversi. Essenziale nella lettera non è tanto l'apparenza esteriore di questo scontro, ovvero la contesa fra Franz e Hermann Kafka, quanto il coincidere di tale apparenza con qualunque antagonismo filiale e con la forma primigenia del conflitto con l'entità, padrone, sovrano o Dio. Se pensate alla saga di Davide e Golia, eroe contro nemico minaccioso, che detiene e rappresenta il potere di osservare, giudicare e orientare la vita altrui, con la forza, naturalmente. Le tracce di questa trasfigurazione del padre in una creatura potente, spaventosa e intangibile sono sparse in tutta la lettera. La frase che ne conclude la parte introduttiva, «Ma appunto, come padre, sei stato troppo forte per me», può ben essere ricondotta a un passo del libro di Geremia che nella traduzione di Lutero, Kafka usava la traduzione di Lutero, suona «Signore, tu fosti troppo forte per me e hai vinto». E l'ironica espressione con cui Kafka formula la sua visione infantile dell'autorità e dell'onnipotenza paterna, dalla tua poltrona governavi il mondo, ricalca la formula di ogni berachot, cioè di ogni benedizione ebraica, che dice così: lodato sii tu eterno nostro Dio, tu governi il mondo. Ora, questi due esempi, ma se ne potrebbero fare tanti ancora, mostrano in che modo Kafka dia forma alla maschera poetica del padre. Come ha scritto Heinz Politzer tanti anni fa, Kafka dà forma, usando peraltro una formulazione geniale di Kafka in una lettera a Milena, Politzer scrive così: Kafka dà forma al di là del padre terreno a un'imago paterna sublime, cui attribuisce sufficienti tratti terreni da impedirle di conseguire anche solo un'ombra di parvenza divina. Cioè, l'immagine terrena di Hermann Kafka è talmente contaminata con un'immagine primordiale di divinità suprema e onnipotente, a cui restano però attaccati tutti quei tratti della figura di Hermann Kafka da non permettere di scambiare quella figura con un dio. Ed è questa la contaminazione che fa della lettera al padre la lettera al padre. Cioè, nella lettera si delinea, insomma, uno sdoppiamento kafkiano tale per cui i due antagonisti, Franz e Hermann Kafka, sono diventati
i protagonisti di un racconto su loro stessi. Se si vuole un altro esempio di un analogo sdoppiamento creato da Kafka, ma questa volta in un contesto dichiaratamente narrativo, basta pensare al formidabile inizio di quel capolavoro che è Un messaggio dell'imperatore, al quale sono sufficienti pochissime parole per creare lo straordinario effetto suggestivo che trasforma ora non l'autore, ma il suo lettore nel protagonista del racconto. Ricordate l'inizio: l'imperatore, si dice, ha inviato a te, il singolo miserabile suddito, l'ombra minuscola fuggita a remotissima distanza dinanzi al sole imperiale, proprio a te l'imperatore ha inviato un messaggio dal suo letto di morte. Ora, si possono conoscere a memoria queste righe, le si può rileggere infinite volte, ma l'effetto di coinvolgimento nell'attesa del messaggio, dei colpi alla porta del messaggero, non viene mai meno. Lo dimostrano le tante analisi che si sono interrogate sull'identità dell'imperatore o sul contenuto delle sue parole e che annaspano nel vuoto, mentre il racconto ha già raggiunto il suo fine nel momento stesso in cui ha gettato addosso a chiunque vi posi sopra gli occhi la maschera del suddito, ponendolo poi in una condizione che corrisponde in tutto e per tutto all'infinita inesauribile attesa desiderante del sognatore collocato da ultimo di fronte alla finestra del crepuscolo. Questo cortocircuito di realtà e finzione, lo sforzo di fare della scrittura lo strumento capace di rappresentare o trasmettere la sensazione di esistere in una simultaneità di condizioni alternative, è di certo il più macroscopico effetto di quella poetica della trasformazione che Kafka, si potrebbe dire, sperimenta per la prima volta sulla pelle di Gregor Samsa e poi mette al centro della sua ricerca poetica, variandola in ogni modo possibile. Che presti il suo nome o le iniziali del suo nome al protagonista di una narrazione o attiri il lettore nella trappola di una doppia identità reale e poetica, la ricerca di Kafka si indirizza sempre verso la costruzione di contrapposizioni dualistiche, le quali, entrando in risonanza o in conflitto fra loro, danno luogo a storie che sono prima di tutto avventure della conoscenza collocata nella zona franca di quella maschera della realtà che può darsi soltanto come libera invenzione della letteratura. Laddove io legga troppo in fretta o non sia in chiaro qualche passaggio, fate un cenno e cerco di chiarire. È la trappola di aver scritto troppo, temo di correre troppo, però spero di essere sufficientemente chiaro. Allora, questo sdoppiamento dell'autore nel protagonista di una storia è tuttavia l'apparenza più scoperta di un'arte della duplicità che assume nell'opera di Kafka molteplici forme. Perché tanto per cominciare, a sdoppiarsi nel protagonista di una storia non è solo l'autore, ma può essere e anzi è quasi sempre il lettore, come si è visto. C'è un procedimento basilare nella narrativa kafkiana, identificato già poco dopo il 1950, il quale prevede che la sola prospettiva accessibile a chi segue le vicende di un racconto sia quella del protagonista. Questo criterio della narrazione, della narrazione la definisce colui che ha identificato questa modalità narrativa kafkiana, che è Friedrich Beissner, una modalità la chiama unidirezionale. Questa modalità ha il preciso scopo di inchiodare il lettore all'ottica del personaggio, costringendolo a un identico percorso fra le vicende della trama. La qualcosa finisce per creare una circolazione chiusa di autore, personaggio e lettore, quando il protagonista del racconto e del romanzo è un doppio dello stesso Kafka. Cioè, io vedo la realtà con gli occhi del personaggio, che ha nome Kafka, ma la mia ottica è quella contemporaneamente del personaggio e di Kafka. In realtà però ci sono narrazioni in cui lo sdoppiamento del lettore avviene in forma assai più spettacolare e totale. Basta ricordare due casi per dare un'idea precisa di quello che voglio dire. In quello che è ragionevole ritenere il penultimo capitolo del romanzo Il processo, come si sa, il cappellano delle carceri racconta a Joseph K. una saga che dovrebbe servire a illustrargli il funzionamento del tribunale che l'ha fatto arrestare.
la saga che è probabilmente la pagina più celebre mai scritta da Kafka, sicuramente la più interpretata, quindi quella che ha soprattutto attirato l'attenzione dei suoi interpreti, finisce intorno alla fine di gennaio del 1915 in fondo a un cassetto insieme a tutto il manoscritto frammentario del romanzo. Già nello stesso anno però Kafka pubblica la saga con il titolo Davanti alla legge e la pubblica come racconto isolato, ripetendo altre due volte la stessa esperienza e finendo poi per inserirla nella raccolta di racconti Un medico di campagna, composta tra il 1916 e il 1917, pubblicata poi solo nel 1919 o più probabilmente all'inizio del 1920. Ora, in ognuna delle sue tre diverse collocazioni, la saga, senza quasi che Kafka debba mutare una parola, cambia completamente di significato. Nel romanzo è certamente collegata al tema della legge, che è quello stesso della vicenda di Josef K. A spiegarlo è il cappellano che la racconta, e a provarlo ulteriormente c'è il dialogo esegetico tra lo stesso cappellano e Josef K. che segue alla narrazione della saga. E loro dibattono lungamente in merito al rapporto della saga con la realtà della legge, il suo rapporto con l'individuo e tutte le cose che certamente sapete. Quando però la prosa appare nel settembre del 1915 sul settimanale sionista Selbstwehr, non c'è più alcun cappellano, non c'è più neppure Josef K., ma in compenso la saga ha adesso un titolo che sembra aggiunto apposta per evitare qualsiasi fraintendimento in merito al tema della prosa, Davanti alla legge. Allora si parla della legge. Le cose però non stanno più come era nel romanzo. E poiché anche per la saga vale il principio della prospettiva unidirezionale che informa tutta l'opera di Kafka, il lettore è costretto a riconoscere che a pensare, a parlare della legge, a ritenere che la porta dinanzi a cui si trova l'uomo di campagna sia la porta della legge, è solo ed esclusivamente l'uomo di campagna stesso, il protagonista della saga. È infatti l'uomo di campagna che è convinto di trovarsi davanti alla legge. È, diciamo così, l'uomo di campagna stesso che dà il titolo alla saga. Ragiona, parla, implora, come se si trovasse davanti alla porta della legge, ma nessuno gli dà conferma della sua convinzione di ciò che si trova al di là della porta dinanzi alla quale attende tutta la vita. Non ha lui e non potrà mai avere alcuna idea di ciò che c'è al di là di essa. Lo spostamento al di fuori del contesto del romanzo ha cioè trasformato il significato della saga. La saga adesso racconta non del rapporto dell'individuo con la legge, ma del rapporto paradossale con la legge in cui l'uomo di campagna crede di essere costretto dal potere del guardiano. Cioè lui crede di stare davanti alla porta della legge, ma di prove non ne ha, né ne ha il lettore. Se veramente si trovi lì dove crede di trovarsi e se al di là della porta sia veramente la meta della sua ricerca, è indimostrabile, perché quello che gli dice il guardiano è solo che di là ci sono altri guardiani e che non potrà accedere al posto a cui vuole accedere, ma non che di là ci sia la legge. Per cui la saga adesso non parla più veramente della legge, ma parla solo del desiderio della legge, anzi del desiderio che anima l'uomo di campagna di giungere al termine della sua ricerca, di pervenire al luogo in cui colloca la soluzione della sua attesa e del suo struggimento, che per lui è la legge. Kafka ripubblica la saga da sola altre due volte, e sempre con lo stesso risultato, ma poi nella raccolta di racconti Un medico di campagna, stavolta senza nemmeno toccare il titolo, muta ancora il suo significato. Perché ora a indicare la direzione della ricerca non è più il pensiero desiderante del solo uomo di campagna. Nel primo racconto della raccolta, infatti, un narratore anonimo, che sembra però parlare a nome di un'ignota collettività, dichiara che a essere davvero irraggiungibile è l'India, la destinazione che fu un tempo l'agognato punto di arrivo delle schiere di Alessandro Magno, le cui porte, afferma, sono state spostate in tutt'altro luogo e più lontano e più in alto. Allora, letta dopo questo racconto, il nuovo avvocato, che è il racconto che contiene
gli spunti tratti dalla saga di Alessandro, il primo racconto della raccolta Davanti alla legge, il quarto. Letto dopo questo racconto, la saga ha cambiato significato per la terza volta. L'uomo di campagna potrebbe effettivamente trovarsi davanti alla porta della legge, ma anche le porte della legge potrebbero essere state spostate al pari di quelle dell'India, e come l'India, la legge non costituirebbe più altro nella saga che un nome qualunque per un punto d'arrivo indefinito. Nel frattempo, però, è avvenuto un mutamento ben più grande di questo, cioè del significato della saga. Il mutamento è questo: il lettore della saga si trova ora nella stessa identica posizione in cui si trova Joseph K. nel processo. Dunque è stato trasformato nel destinatario della saga. Kafka gli ha messo addosso, che lui lo sappia o no, anzi non può saperlo, perché il lettore di Kafka non sa che esiste un romanzo che si chiama Il processo, che contiene questa saga e che questa saga ha un valore esplicativo. Lo ha messo nei panni del protagonista di un romanzo di cui neppure conosce l'esistenza. O, se preferite, il protagonista del romanzo è diventato reale attraverso di lui. Questo è il genere di maschere, di combinazioni di realtà e finzione con cui Kafka gioca in continuazione. E a dimostrazione che queste operazioni metamorfiche sull'identità del lettore non sono frutto del caso e nemmeno accadimenti incidentali, eventi collaterali della decontestualizzazione e ricontestualizzazione della saga, si può citare il caso analogo, e forse ancora più evidente, di un'altra saga inserita nella raccolta Un medico di campagna, quella che sempre nella raccolta reca il titolo Un messaggio dell'imperatore e di cui abbiamo parlato prima. Anche questa saga deriva da un frammento più vasto che è poi il racconto incompiuto, forse incompiuto, io questa è una cosa che lascerei aperta, durante la costruzione della muraglia cinese. In questa narrazione cronachistica, in cui uno dei muratori addetti alla costruzione della grande fortificazione imperiale racconta le circostanze della sua creazione descrivendo insieme altri aspetti della realtà della Cina, la saga è narrata a titolo di esempio per spiegare come lo stato delle comunicazioni nel colossale impero sia tale da non consentire l'arrivo tempestivo dalle informazioni dal centro alla periferia. Dico questo anche per alleggerire tutto questo profluvio di cose che vi sto rifilando. Se avete tempo e se sarete qui domani, vi pregherei di leggere durante la costruzione della muraglia cinese. Io ho nella pennetta il testo, se non ce l'avete a casa per conto vostro, e ve lo posso dare in una forma telematica o quello che volete, perché domani parlerò principalmente di questo. Comunque, durante la costruzione della muraglia cinese, la saga ha un valore esplicativo. Quando la toglie da quel contesto e la pubblica da sola, Kafka ottiene in un sol colpo due metamorfosi. Da un lato universalizza il significato della saga e dall'altro, come abbiamo visto prima, trasforma il suo destinatario. Universalizzando però il significato della saga, lui può riferirla benissimo a qualunque suddito di qualunque impero e naturalmente, questo è stato naturalmente notato, anche il suddito dell'impero asburgico, il quale pure nell'inverno del 1917 doveva confrontarsi con la realtà della morte avvenuta un anno prima dell'imperatore Francesco Giuseppe. Quindi la saga adesso non inizia più con le parole «c'è una saga che spiega questo stato di cose nel nostro impero». Comincia, come avete sentito prima, con l'attacco, l'imperatore ha inviato a te il singolo, e anche questa è una nuova trasformazione del lettore. Direi che è difficile andare oltre questo gioco con la maschera, che estende di un'intera dimensione la realtà delle cose, rendendo indistinguibili i confini tra realtà stessa e maschere poetiche.
Il lettore di un messaggio dell'imperatore, che è contemporaneamente se stesso il protagonista del racconto, è costretto a entrare in una vita dischiusa dall'arte che non è meno sua e non è meno reale di quella che considera la sua unica vera vita. Ma il potere della maschera poetica è quello di estendere la conoscenza della vita medesima oltre i confini convenzionali, mostrando, come Kafka aveva scoperto leggendo Marco Aurelio, che chiunque, in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, può sentire e sapere di appartenere a un altro momento, a un altro luogo e a un altro io. Ora, lungo tutta l'opera di Kafka, la rappresentazione della vera e propria battaglia che la scrittura conduce con il troppo facile appagamento nelle apparenze della realtà prende la forma di un dualismo enigmatico che ha finito per diventare nella coscienza comune il tratto distintivo di ciò che è autenticamente kafkiano. Ora, l'aggettivo sembra effettivamente adeguato a descrivere tutte quelle situazioni assurde, grottesche o improbabili nelle quali una situazione o un evento sembrano contraddire clamorosamente le ragionevoli aspettative di chi vi è coinvolto, riducendolo alla costernazione, se non all'impotenza o alla paralisi. Kafka è certamente uno scrittore dello shock, e questo shock produce nelle sue pagine, quando due dimensioni contraddittorie o comunque irriducibili a una logica univoca entrano simultaneamente in scena e si manifestano come parti costitutive di un unico fenomeno, questo shock si produce dallo scontro di realtà e maschera. Però queste due dimensioni di una sola realtà possono anche tranquillamente diventare oggetto di una narrazione e quindi diventare contenuto di un racconto. Gli esempi più noti non hanno quasi bisogno di essere ricordati: il padre malato ma anche sano e potente nella condanna, la trasformazione in insetto di Gregor Samsa nella Metamorfosi, che però resta un uomo che pensa da uomo, la duplice forma della legge e del diritto nel processo, la vicinanza irraggiungibile del castello. Insomma, kafkiana in senso proprio è la tensione che si istituisce fra due determinazioni contraddittorie di una stessa rappresentazione. Ma essenziale perché l'effetto kafkiano si produca è che questa tensione non possa avere alcuno scioglimento semplice, o più spesso non possa avere proprio nessuno scioglimento. Per questa ragione Kafka ha ripetutamente messo in guardia dal proporre comode interpretazioni metaforiche e allegoriche delle sue immagini e delle sue figure, perché il loro significato non risiede altrove, ma proprio in quella tensione che esse esibiscono, nella evidenza della loro sterile irragionevolezza. Il superamento della distanza che separa una realtà o un'idea dalla loro immagine non può avvenire d'un balzo, perché nessuna semplificazione è ammessa. Kafka lo ripete molte volte nelle sue riflessioni sulla letteratura, testimoniate dai diari, dalle lettere, ma lo dimostra nel migliore dei modi nei suoi romanzi e nei suoi racconti. All'inizio del Disperso, cioè il romanzo che è noto anche col titolo America, l'arrivo di Carl Osman in America, nel porto di New York, è salutato dall'avvistamento della Statua della Libertà. Vabbè, nulla di più ovvio, si direbbe. Se non che Carl avvista la più celebre delle allegorie moderne già da lontano e in piena luce. Quindi la sua apparizione è inequivoca. Ma la dea della libertà, dice Kafka, impugna nel braccio sollevato non già una fiaccola, bensì una spada, e l'altro braccio, quello che dovrebbe avere il libro in mano, in realtà non è visibile. La spada sarebbe in realtà attributo della giustizia, non certo della libertà, cosicché l'espressione allegorica risulta evidentemente falsa. Ma oltre che falsa, essa è anche incompleta, perché la spada svetta solitaria, senza che nessun altro attributo ne mitighi o giustifichi la funzione e il significato. L'allegoria, dunque, non risponde al suo significato, a meno di non voler supporre che Kafka celi nella falsificazione l'intento critico di dichiarare la libertà americana un'espressione della violenza su cui si fonda,
pensarlo è lecito, è stato fatto, ma la spada, ormai staccata dal corpo della statua e anche da qualsiasi significato di tipo allegorico, ricompare dentro il primo capitolo del Disperso, che poi viene pubblicato a parte col titolo Il Fuochista, ricompare in altre due occasioni nella narrazione che segue al suo primo, alla sua prima apparizione. Spunta una prima volta al fianco del comandante della nave, prossimo a intentare un'indagine processo in merito alle accuse rivolte dal fuochista al capo macchinista Schubal, e poi viene evocata dalla vista di un bastone di cui si vale lo sconosciuto che si rivelerà essere il senatore zio di Karl. La spada avrebbe dunque davvero a che fare con la giustizia, o forse è solo un attributo di signorilità o di potere. In ogni caso le sue apparizioni sono tali da non rimandare a nessun significato definito, tanto più che due anni dopo un'altra allegoria torna a mostrarsi in un romanzo di Kafka, e stavolta è dichiaratamente una giustizia, la quale però ha caratteristiche a dir poco peculiari. Joseph K., nel processo, è intento a osservare i quadri del pittore Titorelli e alle spalle di un solenne ritratto di giudice scorge una strana forma che sulle prime non riesce a decifrare. Quando il pittore dichiara che l'immagine raffigurata è una giustizia, Joseph K. sembra riconoscerla come tale e osserva, e secondo me Kafka scriveva proprio per far abboccare i suoi lettori, «Ah sì sì, adesso la riconosco, qui c'è la benda sugli occhi e qui la bilancia, ma non ha delle ali ai piedi e non sta forse correndo?» Sì, disse il pittore, in realtà è la giustizia e la dea della vittoria allo stesso tempo. Non è una buona combinazione, disse K. sorridendo. La giustizia deve stare ferma, altrimenti la bilancia ondeggia e non è possibile alcun retto giudizio. Allora è chiaro che Kafka qui ha contaminato tutte le allegorie possibili, ha creato un guazzabuglio allegorico. E in questo guazzabuglio la giustizia appare munita di piatti, sì, ma bendata come la fortuna, alata come la vittoria, ma con ali ai piedi anziché alle spalle, cioè simile più a un Hermes che a una Nike, e l'unico attributo mancante è la spada, che se è stata accostata a suo tempo alla libertà, qui certamente non ha più nulla a che fare. Quindi non c'è più alcuno stabile o perlomeno riconoscibile nesso fra attributi e contenuti dell'immagine. L'allegoria si svuota, perde ogni significato, le sue forme si rendono indipendenti dal tutto, si emancipano e cominciano a prendere vita propria come semplici figure. Queste figure, ormai ridotte a figure, non sono più simboli di nulla, non rimandano a niente, sono pure semplici figure, e queste figure, passando da una situazione a un'altra, da un contesto a un'altra e talvolta da un racconto a un altro, spesso da un racconto a un altro, danno luogo a una serie di variazioni che caricano di significato la forma senza mai conferirle valore metaforico o allegorico. Un esempio evidente di questo procedimento della narrazione kafkiana è la già nominata spada, la quale, separata dal pugno della statua che la solleva, non ha più alcun significato, dicevo, simbolico. Ma gli esempi si potrebbero moltiplicare all'infinito. In una compagine ben organizzata di racconti, come quella della raccolta Un medico di campagna, si nota bene che sono i motivi ricorrenti a costituire il tessuto connettivo dell'insieme: i cammelli, i cavalli, la frusta, la pelliccia, il tempo e il suo statuto paradossale, l'attrazione famelica per la carne cruda o ancora viva, gli esseri ibridi o le campane sono alcuni, solo alcuni, dei tanti fili conduttori di una scrittura che procede per variazione e ricombinazione delle sue immagini. Ma queste immagini, ripeto, non rimandano a nulla al di là di se stesse. Prendete un esempio, la pelliccia che appare come attributo di diversi personaggi in quattro racconti. I quattro racconti sono Un medico di campagna, Davanti alla legge, Un fratricidio e Una relazione per un'accademia. Non c'è dubbio che essa abbia a che fare con la residua natura animale nell'essere umano di cui parla la scimmia uomo Rothpeter nell'ultima delle narrazioni citate, cioè in Una relazione per un'accademia. Ma essa può nascondere o svelare la nudità in difesa dell'uomo, diventare divisa e ricettacolo di pulci, o anticipare l'immagine di un sepolcro. In Kafka l'immagine non viene ridotta a un unico significato sempre reperibile al di là di essa. È un segnale, la marcatura di un costituente significativo in una storia,
il sintomo di qualcosa che va definito ma che l'immagine basta appena indicare. Già Walter Benjamin aveva compreso che l'accesso all'opera di Kafka era consentita soltanto dallo studio dei suoi motivi, un'indicazione preziosa che non ha avuto le conseguenze che avrebbe meritato. Quando i tanti interpreti post-beniaminiani di Kafka citano spesso e volentieri il saggio di Benjamin in morte di Kafka, nel decennale della morte di Kafka, citano volentieri riferimento al gesto, citano volentieri l'omino gobbo, citano volentieri la figura dell'uomo prostrato e citano infinite cose senza rendersi conto che Benjamin parla di tutte queste cose come di motivi, cioè come di figure, situazioni, elementi che devono essere, come dire, con pazienza individuati dentro all'intera opera kafkiana e naturalmente anche dentro i singoli racconti e alle catene che diciamo questi racconti costituiscono tra loro. L'idea però che motiva Benjamin è chiara. Solo possedendo una mappa chiara dei suoi motivi è possibile capire infine di cosa parla la narrativa di Kafka, quali nessi, quali relazioni, quali continuità, quali ricorrenze le permettano di rappresentare un universo tanto coeso al suo interno quanto difficile da descrivere. Ma ancora una volta, fra immagini, figure, motivi e realtà, non c'è nessun passaggio facilmente percorribile, non c'è nessuna scorciatoia, ma solo il procedere di una lunga ricerca. E questa ricerca passa per la netta divaricazione di arte e mondo, anzi per lo scavo dentro questa divaricazione, per l'uso sfrontato di immagini e la costruzione di storie che dichiarano apertamente la loro inconciliabilità con l'ordinaria apparenza delle cose e con il pacifico permanere di queste ultime in un indiscusso stato di realtà. Adesso devo chiedervi quanto siete stanchi, perché potrei parlare ancora 7 minuti, ma me ne servono almeno 15. Se siete sfiniti, smetto. Ok. Allora, se le cose stanno così, cioè se sono i motivi, se sono le immagini, se sono componenti che si inseguono all'interno dei singoli racconti e delle catene di racconti che Kafka crea, se le cose stanno così, un atteggiamento di questo tipo sta a indicare che in Kafka ha preso forma poetica un illuminismo radicale che non lascia indisturbata nessuna convinzione condivisa e nessuna acquisizione del senso comune per quanto razionalmente definita e intellettualmente difendibile. Voglio dire questo, se i motivi non sono allegorie, se non sono metafore, se non ci sono scorciatoie verso la realtà, allora è la realtà stessa a essere messa in discussione, perché non è detto che il problema stia nel segnale, ma in ciò che questo dovrebbe indicare. E quindi quelle creazioni, quelle maschere, quelle figure composite di realtà e X e un'altra componente irreale, surreale, transreale, onirica, semplicemente fantastica, eccetera, tutte queste realtà valgono di per sé stesse, ma questo significa che l'illuminismo radicale di Kafka, così è stato chiamato da alcuni e io condivido pienamente questa idea, non lascia mai in pace la realtà, la interroga in continuazione e la interroga proprio mostrando che la realtà, per come ci appare, non è di per sé difendibile. Se dunque la descrizione di questa realtà diventa complessa in virtù delle maschere che Kafka crea, bisogna aggiungere qualcosa. Due dei più importanti lavori su Kafka degli ultimi 50 anni hanno messo in luce le strategie logico-retoriche che sostengono la narrativa kafkiana. Un tipico procedimento è quello di costruire paradossi scivolosi, questa è la definizione che ne ha dato Gerhard Neumann, paradossi scivolosi, cioè che non possono mai risolversi in una logica ordinaria, pur restando evidentemente carichi di significato. Per fare un esempio, e ribadisco
anche per giustificare quello che verrà dopo, che con Kafka non si può generalizzare facilmente, bisogna sempre procedere per esempi. Per fare un esempio, Kafka scrive: chi cerca non trova, ma chi non cerca viene trovato. Non c'è, potete lavorarci mezz'ora, non c'è inversione, ricombinazione delle parti che possa risolvere l'evidenza del paradosso. E praticamente il 50% degli aforismi di Zurau sono costruiti così. Quasi 40 anni dopo Neumann, un suo allievo, Matthias Mayer, ha evidenziato la presenza in Kafka di una struttura argomentativa ricorrente basata sulla litote. Cioè, le doppie negazioni kafkiane però non producono quello che le litoti di solito producono, cioè un'affermazione o un rafforzamento della negazione. Aprono invece, così dice Matthias Mayer, un campo di indeterminazione, ovviamente il riferimento è alla filosofia di Agamben, che è il terreno al di sopra del quale diventa possibile l'esperimento narrativo, l'intrusione in un campo di possibilità che la logica razionale non prevede. A mio avviso c'è un ulteriore procedimento logico-retorico di cui bisogna tener conto, che soprastà ai due precedenti e ha a che fare con un criterio argomentativo spesso e sempre con insuccesso utilizzato con Kafka, vale a dire quello che giustifica l'assurdità di un'immagine o di una situazione con la volontà kafkiana di far emergere il vero volto, o almeno l'altro volto delle cose che si nasconde dietro l'apparenza. Con Kafka questo modo di ragionare, l'abbiamo visto prima, non funziona, perché in Kafka il dubbio sull'apparenza fenomenica delle cose si porta dietro anche il dubbio su ciò che si trova al di là dell'apparenza. E il primo esempio, quasi un manifesto di questa logica che chiamerei risolutamente antinomica, lo offre una delle prose giovanili più famose e geniali. Si intitola Gli alberi e, se non ve la ricordate, dice così: perché siamo come tronchi nella neve, in apparenza poggiano appena in superficie e con una piccola scossa si dovrebbe poterli spinger via. No, non si può, sono saldamente congiunti al terreno, ma guarda, anche questo è solo apparenza. Ora, senza entrare nei dettagli dell'analisi di questo breve testo, sembra evidente che esso conduce alla risoluta affermazione di un'analogia, cioè perché siamo come tronchi nella neve, alla relativizzazione dell'analogia stessa. Ed è una relativizzazione che avviene attraverso tre osservazioni che creano un circuito esplicativo contraddittorio. In apparenza sembra di poterli spingere. No, sono saldamente attaccati, anche questa è solo apparenza. Si entra proprio in un circuito esceriano, direi, non si scappa dal circolo vizioso. Allora, la similitudine sembra riferirsi inizialmente alla semplice apparenza, cioè che i tronchi d'albero sulla neve siano facili da spostare. Siamo, diciamo, in questi termini, nei termini del decadentismo anche più triviale, no? Siamo come foglie sugli alberi, siamo tronchi pronti a scivolare sulla neve e così via. Però la similitudine sembra anche completarsi soltanto nel momento in cui l'apparenza lascia il posto alla constatazione della sua illusorietà. I tronchi sembrano mobili, ma sono invece saldamente piantati a terra e per questo ci somigliano. Cioè, in fondo, è quasi una logica rassicurante da... sì, diciamo ottocentesca, dai, genericamente. Quindi è come però se il paragone volesse descrivere in modo efficace la differenza fra ciò che sembriamo e ciò che siamo realmente. Ma in effetti il testo dice ancora qualcosa di diverso, perché la similitudine non è completa senza il finale, quello in cui si dice cioè che anche il saldo ancoraggio alla terra è solo apparente, e in questo modo la narrazione entra in un circolo vizioso, che a un primo sguardo risulta fine a se stesso. Non offre alcuna illuminante spiegazione della similitudine iniziale e non sembra avere un particolare significato in sé, cioè non ci spiega poi realmente noi cosa siamo. Ma al contrario, proprio l'insolubilità del conflitto delle apparenze rivela il valore della similitudine, perché porta alla luce la natura antinomica di ciò che vuole descrivere. I tronchi d'albero sulla neve, proprio come noi, e la genericità di questo noi naturalmente richiederebbe un discorso a sé, i tronchi d'albero non sono come appaiono, ma non sono neppure come non appaiono.
C'è nella ricerca kafkiana un argomento che ricorre spesso e viene sempre utilizzato con insuccesso, vale a dire quello che giustifica l'assurdità di un'immagine con l'idea di arrivare all'altro volto della realtà, no? Ma la provocazione di queste doppie dubitazioni si deve esprimere in un altro modo. L'esempio citato fa capire nel migliore dei modi che la scrittura kafkiana mira spasmodicamente alla realizzazione di paradossi scivolosi, di litoti e in generale di figure narrative tali da provocare doppie dubitazioni, un'interrogazione delle cose che conduce alla conclusione apparentemente impossibile, perché viola il più elementare principio della logica aristotelica, che ha, non è, non ha, ma non è, neppure ha. Con ciò, tuttavia, non si deve schiacciare Kafka sull'atteggiamento nichilista che molte volte gli si è voluto attribuire, anzi proprio al contrario. La provocazione di queste doppie dubitazioni è una sfida all'appiattimento della nostra visione delle cose su una logica rudimentale e va sempre in cerca di risposte pur sapendo di non poterne trovare. In questo senso si può dire che la narrativa di Kafka è percorsa da un'attenzione radicalmente illuminista, il cui senso non è la vanificazione di ogni possibile interpretazione delle cose, ma proprio al contrario, la ricerca di un'altra logica che porti a una diversa lettura della realtà, ma anche a una sua diversa interpretazione, con strumenti e criteri che contraddicono la consueta visione delle cose. Anche perché la narrativa di Kafka dimostra ovunque che, se non altro nella sfera del pensabile, ma spesso e volentieri pure nella più ordinaria delle circostanze, molte cose avvengono e producono effetti di cui la logica tradizionale, la logica usuale, diciamo, non sa darsi spiegazione. Se si torna brevemente all'esempio della prosa agli alberi, c'è un punto che va messo in risalto, e cioè che la sua struttura antinomica muove dal tentativo di rispondere alla provocazione di una similitudine. Il fatto che sia questa espressione scopertamente letteraria a mettere in moto il meccanismo che genera le successive deduzioni fa capire che proprio nella sfera dell'invenzione è possibile portare alla luce le antinomie della realtà. Se infatti affinché si dia un'antinomia deve darsi una contraddizione insolubile all'interno di un solo sistema, la letteratura costituisce proprio quel sistema in cui ogni realtà si risolve in apparenza, entrando in contraddizione insolubile con qualsiasi apparenza di quella stessa realtà. In altre parole, ogni rappresentazione apparentemente mimetica della realtà può essere messa a confronto ed entrare in insolubile contraddizione con l'apparenza della creazione letteraria. O ancora meglio, l'apparenza di una realtà inventata dalla letteratura può confrontarsi con una realtà la cui conoscenza diamo per scontata. Ciò vale per l'America del disperso, in cui, come si è detto, la Statua della Libertà impugna una spada, ma in cui c'è anche un ponte che congiunge New York e Boston, Chicago rispetto a New York si trova a est e così via. O per il Tribunale del Processo, come si vedrà meglio, il cui funzionamento non è riconducibile a ciò che si riterrebbe ordinariamente un credibile ordine giudiziario. Sempre la narrativa kafkiana crea dicotomie antinomiche che non ammettono di essere risolti con criteri esplicativi ordinari. Il problema che resta aperto è: quali sono le conseguenze di questa poetica? Cosa ne ricava, per semplificare, il lettore di Kafka? E per oggi, grazie. Grazie di questa prima parte e apriamo subito il dibattito. Vi prego come sempre di venire qui al microfono in modo che anche i partecipanti in rete possano sentirvi. Allora, chi vuole intervenire? Allora, intervenire, fare domande su non soltanto su una relazione come di oggi, ma in genere su Kafka, risulta sempre, diciamo, fuori posto, perché sembra già tutto detto su Kafka. Intanto dobbiamo cominciare da qualche parte. Allora, cominciamo con una domanda ingenua.
Come ha scritto Kafka? Se un giovane prende un lessico con le rime non diventerà mai poeta, non può costruire le poesie, quindi deve avere il talento per diventare poeta e poi ci vuole l'impulso, sicuramente è partito dalle sue esperienze, ha fatto le sue esperienze e ha cercato di rendere conto di queste esperienze. Ma questi paradossi scivolosi, come sono nati? Sono intuizioni? O c'è dietro un lavoro anche, diciamo, più di costruzione? Sì, grazie. Naturalmente adesso dovrei fare tutto il resto di quello che vi rifilerò nei prossimi giorni. Però si può dire questo. Diciamo, qual è la ricetta di Kafka per la sua scrittura? Naturalmente è sempre molto azzardato fare ipotesi su come Kafka arrivi a concepire determinate cose, però qualcosa sulla base di quello che ho cercato di dire proverei a supporlo. E il punto di partenza è sempre quello dell'approfondimento della cesura fra arte e realtà. Se l'arte deve avere un significato, non può in nessun modo identificarsi con la pura e semplice descrizione della realtà, perché questa possibilità è già stata messa infinite volte in dubbio. Basta dire, ma insomma non volevo scadere nella banalità davanti a questo pubblico, è chiaro che la scoperta dell'inconscio, che non è solo la scoperta freudiana, ma è di progetti dell'inconscio, il fine secolo ne conosce tanti, a partire dagli anni 70, già la scoperta dell'inconscio comincia a far capire che quando descriviamo un uomo non descriviamo in effetti mai un uomo, ma ne descriviamo almeno due, cioè lui e il suo inconscio, se non tre, se poi diciamo così assumiamo la istituzione freudiana dell'io e l'es, quindi la tripartizione in io, in es, io e superio. Quindi diciamo già questo complica enormemente le cose, la vita a qualsiasi realismo ingenuo, a qualsiasi naturalismo ingenuo, per quanto il realismo e il naturalismo, anche se diciamo ingenuamente legati alla psicologia dei sentimenti, ha prodotto cose grandiose e le ha prodotte, perché adesso però si cominciano a vedere altri aspetti, no, di questa letteratura, appunto lo stile, appunto diciamo l'elemento della casualità in Tolstoj e tante altre cose. Kafka muove da questo, cioè l'arte ha senso solo se la si considera felicemente distinta dalla realtà e non infelicemente distinta. Cioè Kafka non fa lo sforzo degli espressionisti di inventarsi un altro modo di agganciarsi alla realtà, nemmeno quello degli impressionisti, stessa cosa. Non fa lo sforzo dei simbolisti di fare la stessa cosa e proprio della realtà non cerca di parlare. Per Kafka il problema è, attraverso immagini che provengono dalla realtà, creare costrutti tali da non poter essere decodificati con la logica attraverso la quale noi normalmente leggiamo la realtà. A questo punto ci sono due cose. Kafka, forse lo sapete, scrive a volte con una rapidità incredibile, cioè butta giù in pochissimo tempo un'enormità di frammenti, racconti compiuti, abbozzi di romanzi e poi, diciamo così, la sua scrittura creativa sembra tacere o tace veramente. Pensate a quello che scrive in pochissimi mesi, fra l'agosto del 1912 e il gennaio del 1913, scrive contemporaneamente, quasi contemporaneamente, la condanna, o il verdetto, la sentenza, come lo volete tradurre, la metamorfosi, e per non farsi mancare niente anche quasi tutto America, cioè, e in più naturalmente manda avanti il diario e fa svariate altre cose. Ma tutto questo mentre intrattiene quella relazione che a mio avviso non è, insomma,
Vabbè, qui adesso devo anticipare una cosa che potrò dire solo compiutamente fra qualche anno, però insomma devo anticiparla. Le famose lettere a Felix Bauer, che vengono strapazzate in tutti i modi per parlare della sessualità di Kafka, per parlare della sua capacità e incapacità di mettere su una famiglia, di autocondannarsi, eccetera, eccetera, non sono affatto tutto questo. E Kafka vede Felix Bauer una volta, e le scrive come a un'innamorata di cui non possa fare a meno senza vederla mai, questo lo sapete, no? Anche 3 volte al giorno. Perché fa questo? Perché non è ancora uno scrittore. E quindi deve convincersi di essere capace di legare a sé una persona attraverso la scrittura, perché uno scrittore questo fa, lega alla scrittura il suo pubblico. Quando Felix Bauer reagisce e di fatto si innamora di uno scrittore che non conosce, lui capisce che sa scrivere e che il modo in cui vuole scrivere è seduttivo, che quel modo, quello specifico modo, è lo strumento mediante il quale lui sarà in grado di conquistarsi un pubblico. Solo allora diventa scrittore, ma questo significa che mentre scrive quel po' di cose di cui ho detto, scrive anche quella massa di lettere che scrive a Felix Bauer. Perché può scrivere così in fretta? È perché se tutta la realtà non può essere più presa in considerazione come realtà, ma come materiale per qualcosa che deve diventare maschera letteraria, allora è chiaro che il materiale è infinito. E infatti Kafka abbozza centinaia di narrazioni, è un genio dell'inizio. Se voi andate a vedere nei diari, che io spero sarà il primo volume che si pubblicherà nell'edizione che stiamo facendo con i Meridiani, che in Italia sono praticamente sconosciuti come tali, sia perché l'unica edizione che esiste è stata fatta prima che venissero scoperti alcuni diari, sia perché è piena di lacune, di cesure. Ebbene, in quei diari di inizi narrativi, di idee, ce ne sono un profluvio. Non sono in realtà dei diari, sono una specie di grande brogliaccio in cui Kafka confonde, come fa sempre, la vita con la realtà. Quindi è chiaro la storia con Felix Bauer, quello che va a vedere a teatro, i suoi rapporti con la famiglia, se stesso, quello che vede per la strada, diventa tutto materiale per creare maschere. E creare maschere a un certo punto gli diventa molto facile, perché questa raccolta qua, il medico di campagna, lui crea tutte figure ibride. Di fatto tutti i racconti sono collegati da, cerco di spiegarvelo domani, da un solo filo conduttore, il fatto che tutti i protagonisti sono creature ibride, metà uomo, metà animale, o metà qualcos'altro, come Otradek, no? Cioè che è metà rifiuti, sostanzialmente. E il problema è sempre la creazione della maschera, poi la storia della creazione della maschera viene dopo, cioè diciamo la storia della maschera creata viene dopo, ma viene da sola. Perché è sufficiente trarre le conseguenze dalla maschera che si è voluta creare. Quindi Kafka ha davanti a sé uno spazio infinito, no? E naturalmente è uno spazio seduttivo, perché poi lui capisce perfettamente che il gioco con la realtà può coinvolgere lo stesso lettore. E il lettore, che ne so, quando legge la storia, quando legge la condanna, va bene? Quando legge la condanna si identifica immediatamente con come si chiama? quando ti manca il nome, con Carl Bendeman, no? Si identifica con lui e non si pone minimamente il problema del padre. Solo dopo emerge il fatto che se tu ti scontri con una maschera, quella maschera ha un potere su di te. Insomma, il problema fondamentale è questo. Per Kafka, se c'è un vero problema nella scrittura, è quello di creare delle antinomie evidenti per il lettore.
E questa è l'evidenza di questa antinomia, deve essere questa, però ormai ho già detto tutto quello che voglio dire nei prossimi giorni, potete anche non venire. Questa cosa, così apparentemente incomprensibile, indecifrabile, insensata, eccetera, 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 ha un potere su di te. Esercita un potere su di te e tu non ci puoi fare niente. Non ci puoi fare niente perché non hai manco gli strumenti per capirla. Però questo significa che quell'antinomia non è un'antinomia vuota. Significa che quel A non è non A, ma non è neppure A, è per quanto incomprensibile, ti tira dentro e tu sei vittima di quell'apparente assurdità. La chiami assurda perché non hai altre parole. Io continuo a leggere nella ricerca kafkiana di noi vecchi tromboni soprattutto, però anche di giovani che poi la trasformano in altri modi, che Kafka, insomma, alla fin fine è assurdo o incomprensibile o fa di tutto per essere incomprensibile, eccetera, eccetera. Ma manco per niente. Se uno si dedica a quel lavoro genialmente compreso da Benjamin a suo tempo, di ricostruire con molta pazienza i segnali del testo, si può sbagliare nel ricostruire il significato di una storia, ma quel significato è là, è tutto là. Non c'è niente di incomprensibile in Kafka. Kafka vuole essere comprensibilissimo. E tutte quelle insopportabili, diciamo, lagne critiche in cui si dice ma Kafka non si può capire, Kafka non si... e non hai provato a capirlo. Cioè, hai cercato i simboli, le metafore, le allegorie, hai cercato tutto quello che non dovevi cercare in Kafka e ti sei perso il fatto che Kafka dice delle cose precise e vuole che quelle cose precise ti parlino. Potrei divertirmi a fare degli esempi, ma mi taccio, perché ho già, come risposta, era un altro. Scusate, ma poi quando uno si occupa di un autore, poi comincia a delirare su quell'autore. E questa domanda era troppo provocatoria in questo senso. Quindi per ridurre tutto, però, una formula breve: per Kafka, diciamo, la ricetta della scrittura di Kafka è quella: creare situazioni tali che siano, o anzi argomenti, situazioni, immagini, narrazioni tali che siano una provocazione per il lettore e allo stesso tempo gli rendano evidente come quella incomprensibilità è già padrona di lui. Sì. Buongiorno. Allora, a me è molto chiara la domanda. Proverò ad essere chiara in miglior modo, perché era molto denso, però grazie mille. Parlava del desiderio della legge in Kafka e che comunque anche la legge è un motivo che mi sembra che è molto... cioè, diciamo, viene e torna spesso nell'opera di Kafka, e mi chiedevo nel questo riguardo alla scrittura anche in come, cioè in quanto Kafka lega scrittura e legge, e se per caso si può anche capire questo motivo della legge come una specie di tribunale della realtà nella scrittura o nell'uso della scrittura, o se c'è un modo di capire questo in questo senso. Sì. Grazie, però adesso mi tocca darle una risposta negativa. Se la legge è la scrittura, siamo già nella sfera della metafora. E io purtroppo sono tormentato anche da quest'altra, questo è un altro vizio della ricerca kafkiana, no? Quando non sai che dire, te la cavi, è una metafora della scrittura. Ah, ma se fai una metafora della scrittura, ma tutto è una metafora della scrittura. Faceva lo scrittore. È chiaro, scrive, e quindi tu scrive di una porta, scrive di un fantasma, scrive di un animale buffo che tu non hai mai visto, è sempre un'allegoria della scrittura. Quando proprio non sanno cosa dire, è una metafora della scrittura ermetica, perché lui voleva descriversi come scrittore ermetico. Ma manco per niente, Kafka non voleva descriversi come uno scrittore ermetico. Kafka si comprendeva benissimo e voleva che noi lo comprendessimo, ma
E c'erano delle strategie per attirarti dentro a quel gorgo. L'incomprensibilità o l'apparente incomprensibilità delle sue immagini è la strategia che coinvolge le tue facoltà intellettuali e ti costringe a essere coinvolto in essa. Se proprio vogliamo trovare un'analogia nella legge, non c'è dubbio che la legge per Joseph K. funziona così. Cioè la legge ha potere su Joseph K. anche prima che lui sia minimamente in grado di farsene una rappresentazione, per quanto astratta e arbitraria. Lo ha già tirato dentro il suo gorgo. Allora, c'è una cosa che forse non vi dirò e quindi ve la posso anticipare. Una relazione per un'accademia. Lì penso veramente, scusa, posso parlare liberamente oppure mi arrestano perché questo va su? Allora, il più stupido degli interpreti kafkiani ha avuto un'idea geniale. Una relazione per un'accademia. Lui è veramente il più stupido degli interpreti kafkiani, cioè lui prende qualsiasi cosa, si crea, decide che ci sono dei significati che questa cosa significa, cioè che questa cosa deve voler dire, e quindi interpreta quella scrittura sulla base dei significati. Ogni tanto ci azzecca. Non mi piace usare diciamo quella frase che dice che anche un orologio rotto due volte al giorno azzecca l'ora, però questo è proprio il caso. E quindi ha capito che una relazione per un'accademia, non so se avete presente il racconto, cioè quello in cui una scimmia racconta davanti a un'accademia, un'ex scimmia racconta davanti a un'accademia come ha fatto a diventare uomo, no? Che questa accademia è una sorta di tribunale. In effetti è vero, ma non è vero perché è un'interpretazione metaforico-allegorica, perché in effetti si parla di accademia, però questa accademia richiede un bericht. Un bericht può essere, è proprio da vocabolario, sia una relazione, nel senso di un, ecco come quella che ho fatto oggi, sia una resa di conto, e quindi qualcuno ti ingiunge di rendere conto di quello che tu sei o sei stato. L'ho presa troppo larga e quindi adesso non mi ricordo più bene da dove eravamo partiti, però forse adesso riesco a tornarci. Sì. E quindi l'Accademia, proprio perché ha richiesto una resa di conto, proprio perché ha richiesto una giustificazione sostanzialmente, si comporta con Rotpeter senza mai apparire. Rotpeter è la scimmia uomo, si comporta con lui come un tribunale. E qui comincia la grande questione. E allora che cosa racconta questa storia? Secondo me racconta questo. È chiaro, diciamo questo, che ha ragione Canetti, cioè che si può vedere Kafka come un grande esperto di rapporti di forza. Il che dimostra che anche quando racconta storie apparentemente assurde, dentro c'è un nucleo che va individuato e che parla di cose estremamente reali, ma il rapporto di forza qui da che cosa è dato? È dato dall'interrogazione. Cioè non c'è bisogno di forzare la realtà, non c'è bisogno di immaginare metafore o altro, o simboli o chissà che. Il problema è che chi pone la domanda sta dalla parte della forza, perché ti costringe a rispondere. Quindi Kafka è come se dicesse: dentro la nostra grammatica c'è già tutto un mondo di rapporti di forza, dentro le nostre azioni, dentro i nostri atti linguistici c'è già tutto un mondo di rapporti di forza. Chi pone la domanda pone sempre l'altro in una condizione di inferiorità. Non ci abbiamo bisogno di immaginare l'Accademia come un tribunale, non abbiamo bisogno di immaginarci il povero Rotpeter come un imputato. Sta già tutto dentro il puro e semplice atto di porre una domanda. Tra l'altro, senza averlo letto prima, la stessa idea io l'ho ritrovata in Kundera, evidentemente viene dalla stessa fonte, cioè da Kafka. Se le cose stanno così, appunto, allora certo noi possiamo sempre ritrovare qualcosa che attiene alla dimensione del linguaggio, della letteratura, dell'atto linguistico, eccetera, dentro Kafka, ma il problema lì non è la letteratura, è il rapporto di forza. E come lo ribalti l'atto di forza? E quella è veramente una cosa geniale di Kafka.
Alla fine, giocando sull'equivoco significato di Bericht, di relazione, fa dire a Rothbeter: io non voglio alcun giudizio d'uomo, quindi evidentemente qualcuno lo sta giudicando. Tuttavia ho fatto quello che mi avete richiesto, ho fatto un Bericht, e solo questo volevo fare, berichten. Cioè in realtà non ha reso conto di ciò che è stato, non ha risposto all'ingiunzione dell'Accademia di fornire una giustificazione della sua esistenza, ma ha riferito. Quindi soltanto operando dentro quei margini ambigui delle parole, Rothbeter trova la via d'uscita dalla situazione in cui è stato messo dall'Accademia. E questo è un altro aspetto dell'illuminismo radicale di Kafka, e anche questo lo erediterà meglio di tutti Kundera. Tutto il Novecento vive di sfiducia nella parola, vive di confidenza con l'epifania, vive di ricerca di qualcosa che sta al di là del linguaggio e del concetto. A Kafka di tutto questo non gli importa proprio nulla. A lui interessa che la parola, il concetto, sia scavata abbastanza da portare alla luce ciò che nasconde e che tu non sapevi nascondesse. Questa è la incredibile capacità analitica di Kafka. E per fare questo c'ha quel magnifico strumento della maschera. Non so se ho risposto, però insomma. Vabbè. Grazie mille. Prego. Buonasera. Buonasera. Spero di non essere confusa e di aver capito abbastanza. Pensi bene. Io. Abbiamo detto che quindi l'arte non è identificabile con la realtà e quindi è altro da essa. Mi chiedo se questo escluda necessariamente che l'arte possa essere descrittiva della realtà. Ovvero a me pare che, mi chiedo se la letteratura per Kafka possa essere in realtà un mezzo descrittivo e non tanto interpretativo conoscitivo. Come se lo sdoppiamento, le trasfigurazioni potessero descrivere l'entità di per sé della realtà, quindi affermando che ci sia un'apparenza, un qualcosa dietro l'apparenza e non tanto spiegare cosa sia effettivamente questo dietro l'apparenza. E se in qualche modo può essere così, se si tratti quindi di stabilire la molteplicità del reale oppure la molteplicità delle interpretazioni del reale. Non so se sono... No, è stata chiarissima, è stata molto più chiara di me e quindi questo mi ingiunge a essere ancora più chiaro. È chiaro che qualsiasi antagonismo trae la sua legittimità da quella che i tedeschi chiamano la Aussagekraft, cioè dalla capacità di dire, di dichiarare, anche se volete, di rivelare qualcosa. Non si può rivelare nulla che stia al di là di quello che noi, diciamo, consideriamo la nostra realtà, ma si può scavare più a fondo in questa cosa che noi consideriamo la nostra realtà. Una cosa che non ho detto, no, vabbè, lo dirò, spero domani, e comunque lo anticipo oggi, è che Kafka vive in un contesto cui non è affatto alieno, che spesso si cita nelle biografie ma poi ci si dimentica quando lo si interpreta, che è il contesto dei brentaniani. I brentaniani, Brentano ce l'aveva a morte con Kant, per lui Kant è il male. Per cui l'idea che ci sia il fenomeno, il noumeno, che ci sia questa ragion pura perfetta, perché ancora certamente non leggono la critica del giudizio come la leggiamo oggi, insomma, per lui era una cosa aberrante. Brentano è molto interessante, e quindi dice: la istituzio kantiana è una semplificazione mostruosa del modo in cui noi vediamo la realtà. Questo però suggerisce ai praghesi e fra i brentaniani
di Praga c'è Max Brod, cioè non una persona, c'è Felix Welch, cioè non persone distanti da Kafka, i suoi amici più intimi. E lui stesso frequenta i circoli brentaniani. Quindi lui ha l'idea, come tanti nel suo tempo, che il problema non sia andare a caccia di epifanie o andare a caccia di mondi dietro ai mondi. In questo è molto nicciano Kafka, ci sono cose che si spiegano veramente con Nietzsche. Il problema è capire meglio questo mondo e farlo non attraverso, come dire, dei parametri inviolabili. Lo spazio-tempo. Veramente, cioè, se il grande problema del modernismo è il tempo e se il grandissimo problema di Kafka è il tempo, un motivo ci sarà, è perché questa visione del tempo come un a priori non regge e effettivamente non può reggere. Quindi diciamo, lui fa riferimento alla psicologia brentaniana con l'idea di immaginare un approccio più complesso alla realtà rispetto a quello che la filosofia kantiana aveva codificato. Da questo punto di vista è perfettamente nello spirito del suo tempo. Ora, con questa psicologia più profonda, o con questo approccio più complesso, con questo approccio anti-aristotelico, anti-kantiano, eccetera, eccetera, che andiamo a trovare, ma sempre la realtà vai a trovare, però non la realtà che tu credi sia la realtà, quindi non la realtà che credevano fosse realtà il naturalismo e il realismo, non la realtà che noi nella nostra ordinaria esistenza consideriamo reale, quella porta, quel quadro, eccetera, ma una realtà che a margini di comprensibilità enormi. E affinché quella realtà sia, come dire, sottratta alla sua apparenza pacifica, alla sua quieta consistenza di realtà, bisogna metterla in discussione. Per metterla in discussione è inevitabile creare qualcosa che non è un'irrealtà, ma una realtà come non l'hai mai vista. E questa realtà come non l'hai mai vista, se c'è uno scandalo, no? Appunto, nella filosofia kantiana è l'antinomia. E l'antinomia sono due idee della ragione che la cui antinomia non puoi risolvere. Poi naturalmente la puoi risolvere, ma insomma, vabbè, sappiamo quello che è. Però l'idea è che all'interno di uno stesso sistema ci siano due cose che sono in totale contraddizione eppure perfettamente dimostrabili entrambe è uno scandalon. E quello scandalon piace a Kafka. Quello è ciò che crea una maschera della realtà che certamente non è indagabile con gli strumenti della ragione tradizionale, certamente non è indagabile con gli strumenti della ragione kantiana, ma è indagabile con gli strumenti della ragione. E come? E deve essere indagabile con gli strumenti della ragione perché semplicemente ha effetti su di te senza che tu te ne accorgi. Questo cercavo di dire. Quando noi usiamo il termine kafkiano, in realtà indichiamo questo. Indichiamo qualcosa che ci tira dentro una trappola, ed è una trappola perché noi non riusciamo a capirlo, non capiamo perché. A volte naturalmente si usa in modo scherzoso e colloquiale, sono andato alle poste e c'era una coda kafkiana. A volte si dice mi sono trovato in una situazione kafkiana per dire era incomprensibile. E questo direi è l'uso più proprio. Io non so se sto delirando dicendo cose comprensibili, perché io poi non sono bravo nelle discussioni perché mi piace sempre essere preciso e nelle discussioni si rischia la genericità e diciamo un po' l'astrazione, però ecco, poi per Kafka veramente c'è questo problema, bisogna sempre essere legati a un esempio. Un'altra cosa aberrante che fa la critica kafkiana è spiegare, che ne so, il processo col castello, oppure spiego la metamorfosi con un medico di campagna, ma non funziona così.
Quando Kafka vuole creare un collegamento fra due cose, te lo indica bello chiaro, io lo cito sempre, no? In preparativi di nozze in campagna, questo lo sanno anche un po' tutti, però vale la pena ripeterlo per capire cosa significa. In preparativi di nozze in campagna, che lui abbozza nel 1906, c'è il protagonista che non c'ha voglia di andare a sto matrimonio in campagna, passa davanti alla sua stanza e dice: come sarebbe bello restare avvolti nelle coperte come un insetto. Poi ci vogliono 6 anni perché quell'idea, bella, chiara, riconoscibile, diventi la metamorfosi. Però, diciamo, Kafka te l'ha fatto capire chiaro e tondo, è come la storia della spada, sparisce dalla Statua della Libertà, finisce nelle mani dei protagonisti del processo, ma compare nelle mani della Statua della Libertà, cioè nei protagonisti del disperso, e sparisce dal processo. Cioè è come se lui l'avesse prestata a un romanzo e l'avesse tolta a un altro. Cioè Kafka marca benissimo sempre le sue continuità. Per questo la ricerca motivica è così importante, perché quello è proprio un procedimento ben calcolato da Kafka. Lei ha detto: non paragoniamo con espressionisti, pensato probabilmente a autori. Io vorrei prendere invece un pittore, Max Beckmann, benché ha lavorato con tutt'altri materiali, anzi è uno di quei moderni che hanno attinto molto alla mitologia e ai tesori della cultura europea, però come tipico per le arti figurative, di sperimentare e di tirare fuori, però dietro ci sta un'intuizione o anche un'esperienza, e veramente completamente fuori luogo di paragonare come Kafka, per esempio, prende un'intuizione e poi lo mette in un altro contesto, si riesce ancora a seguire, perché una cosa simile si può fare anche con Max Beckmann, si vede i motivi dove forse si sa anche come lavorano i pittori, che magari cominciano e poi succede qualcosa e loro viene l'idea e lo rielabora. Quante volte Beckmann ha rielaborato sui quadri e tira fuori quello che lui poi anche ha descritto, perché Beckmann ha anche scritto e cercato di dire che voleva tirare fuori qualcosa su ciò che in fondo non si può parlare. Sono questi confronti fuori luogo o si può paragonare qualcosa qua nella tecnica del bricolage, del collage, e questo non è indicato in caso di questo autore? Allora no, invece da questo, se parliamo della tecnica, questo sì, e tra l'altro si vede dalla edizione dei disegni di Kafka, che Kafka ben prima di essere uno scrittore, anche solo quando fa dei disegni che non si sa quanto, cioè adesso l'edizione che è stata fatta li considera serissimamente, io avrei dei dubbi che Kafka avesse in così alta considerazione i suoi disegni, però è abbastanza evidente che procede esattamente allo stesso modo in cui procede nella letteratura, e cioè per variazioni di motivi, e cioè si comincia da uno spunto e poi quello spunto genera altre conseguenze. Questo è sicuramente un approccio, ma il problema è che la distanza dagli espressionisti e in generale la distanza fra tutti coloro che cercano un approccio, una ricetta per un approccio alla realtà, che poi esita nella scoperta di qualcosa che la travalica, per Kafka è troppo semplice, cioè non serve a niente, perché quella roba là, lui l'ha vista sotto i suoi occhi, finisce dopo un po'. Cioè lui sa che c'è stato prima l'impressionismo, poi c'è stato il simbolismo, poi c'è stato il misticismo, poi c'è stato... Gliel'ha detto Hermann Bahr, l'ha detto a tutta quella generazione lì Hermann Bahr. Se vi mettete...
Vabbè. Quando si diventa vecchi e tromboni, appunto, poi si parla troppo. Però, insomma, Hermann Bahr è uno che è sempre stato considerato l'iniziatore degli ismi del Novecento, no? Perché ha scritto tutta una serie di opere per dire superamento del naturalismo significa impressionismo, questo. In realtà lui sembra dire esattamente il contrario. Se vi mettete sulla strada degli ismi, nel giro di pochissimo tempo sarete superati, l'ha detto Nietzsche. La modernità si cambia i valori come vestiti e si cambia pure gli ismi come vestiti, no? Quindi se si adotta una strategia d'avanguardia, un manifesto, se si adotta un principio univoco e descrivibile, si fa la fine degli altri. Per non fare la fine degli altri, il tuo approccio deve essere così irriducibile a un manifesto da costituire una continua provocazione per l'intelletto e da costituire il fondamento di una ricerca che non solo non può, ma non deve avere fine. Perché qualsiasi cosa abbia fine, prima o poi l'avrà, e nella modernità ce l'ha molto probabilmente più che prima. Quindi, in questo senso, dico, non c'è vero rapporto fra Kafka e l'espressionismo, ma c'è naturalmente vicinanza. Cioè, a Kafka piacciono alcuni autori espressionisti, dice chiaro e tondo, il giovane Werfel, per lui è grandissimo. Non so perché gli faceva orrore Schnitzler, ma quello forse solo perché piaceva a Fritz Bauer, quindi dice no, a me non piace. Lo dice proprio, lo scrive. E vabbè, basta, non dite troppo. Beh, ma anche perché, diciamo, sono morto io, figurate loro. No, 16:30 domani. 16:30, sì, questo è importante di ricordarsi che domani cominciamo un po' più tardi, alle 16:30. Grazie. Grazie.